Buonasera a tutti gli ascoltatori, a tutti gli appassionati, bentrovati, ciao Giuseppe, ciao Diego, ciao Max, benvenuti, è un piacere, ragazzi sto correndo oggi, eh, stamattina alle 5 ero Latina, alle 9 ero Milano. Alle 12 ero a Novara sono reduce da un collegio docenti, veramente eh, sapete, chi non ha, non ha vissuto il collegio docenti non sa che cosa, è, cosa rappresenta il collegio docenti. Praticamente è il dirigente contro ciao Lorenzo contro 100 docenti di tutto rispetto. Che sono dall'altra parte e sono due ore di, ciao Claudio, due ore di profonda discussione, fantastico. Sono veramente, ciao Stefano, sono stremato, ve lo posso assicurare, ho, fatto, ho parlato per due ore. E con, eh, sapete, quando c'è dall'altra parte una, un gruppo di intellettuali, il, il confronto a, a parole è duro, quindi esci veramente come eh, dopo un'avanzata faticosa sotto al fuoco il nemico, ecco la stessa cosa. Però, grazie a Dio. Eh, no, veramente ho fatto eh, Roma, Milano e poi Milano-Novara. Però Milano era tanto trafficato. Ante sono arrivato a Milano e un quarto e sono arrivato esattamente a no no Novara ma a Borgo Sesia alle 12 meno un Sei vivo, certo, sono vivo, certo. Eh, Che bello essere in copertina. Rolando oggi parleremo di ASL perché, ragazzi, eh, ne parlo poco, ma intendo parlarne di più nei prossimi, nei prossimi tempi perché è uno dei tanti, dei tanti sistemi, ma è sempre un ottimo sistema dicevo comunque bando alle ciance di questa vita triste del dirigente in Piemonte e adesso parliamo di gioco prima di tutto mi stavo appuntando una scaletta eh, per il podcast, l'ho fatto molto velocemente però devo dire che eh, mi soddisfa e di che cosa parliamo oggi prima di arrivare a parlare del Advasco Leader Starter Kit No. 4 Premetto ragazzi, non sono un esperto di ASL, lo gioco, l'ho giocato, so benissimo di cosa parlo, cioè ne posso condurre un discorso con cognizione di causa, ma in ogni caso potrei dire qualche inesattezza proprio perché, come dicevo, è qualche anno che non lo tiro fuori, ma con qualche anno, l'ultima volta ho giocato con lo starter kit numero 1 e questo starter kit numero 4... Mi ha veramente entusiasmato e ne voglio parlare con voi, eh, dato che parlerò dell'articolo Special Ops che trovate nel Wargaming Journal Special Ops e poi parlerò delle mie impressioni. Eh, ma che cosa è successo a Roma nella sola giornata di sabato? Ero, so, ero presente solo sabato, quindi posso dire quello che ho visto. E eh, devo dire: è bella la location, questa sorta di riunione-conferenza nell'hotel Gran Gianicolo, che appunto sta lungo le mura Gianicolensi, eh, che ho raggiunto col pullman numero, con l'autobus numero 75, e eh, diciamo che l'evento organizzato da. SISM, quindi la Società Italiana di Storia Militare condotta da eh, Virgilio eh, Ilari e chiaramente coadiuvato in questa sorta di operazione dal duo eh, Sergio Masini Senior e Riccardo Masini Junior e eh, io sono andato a dare un'occhiata ai tavoli da gioco non erano tanti però era bella la cornice dell'albergo, eh, bei tavoli sedi eleganti, c'erano tavoli come Gandhi della GMT, eh, tanti tavoli di ASL dato che c'erano eh, due giocatori che eh, mettono ASL al primo posto come wargame cioè Sergio Puzziello e Maurizio Catacchini che saluto, sono andato via, non ho potuto salutare perché andavo di corsa e c'era ecco, Bruno Gandhi Bruno Moscetti aveva il tavolo di Gandhi, ho, ho letto di Lucky Luke eh, che teneva un tavolo di volo, insomma. Pochi tavoli ma buoni, una bella, una bella piccola riunione. Eh, c'era anche la maglietta. Ho visto Riccardo Rigillo che la indossava la bella maglietta eh, dell'evento. Insomma, una, eh, un bel happening, eh, devo dire, non ho potuto partecipare perché? Perché sabato mattina eh, c'era questa conferenza e devo dire che non ero molto convinto di partecipare alla conferenza, invece, poi è uscita una bella cosa. Perché? Perché, eh, cosa stanno tentando di fare coloro del SISM, del, della scuola, eh, scusate, della Società eh, Italiana di Storia, ciao Pietro, di Storia Militare con il mondo del gioco? Niente, di dare, un, di nobilizzare il mondo del wargame, aprirsi all'esterno e allo stesso tempo dare risalto alla storia. E devo dire che eh, quando eh, è giunto il mio momento, dopo la bella introduzione di, Sergio Masini, eh, con, coadiuvato dal figlio Riccardo, eh, c'era anche Sergio Valzania, c'era Andrea Angiolino. Insomma, c'erano tutti coloro che si dilettano e magari sono anche professionisti del gioco. E dopo l'intervento di Sergio Valzania, che eh, ha eh, ricordato. Le, eh, le famose, eh, I famosi giochi giapponesi, i famosi wargame giapponesi eh, prima guerra mondiale e eh, subito dopo Per Harbor. Eh, Molto interessante. Abbiamo parlato un po' di eh, giapponesi, come facevano il wargame, alla fine. Eh, è vero quello che ha detto Sergio, ne approfitto per ricordarlo, che è leggenda che ehm, i, war game, i giapponesi conducevano i war game in maniera un pochino approssimativa. Perché? Perché me ne sono reso conto pure che tutto si basava su un libro del 55 adesso non mi ricordo i nomi dei due titoli degli ufficiali, che dicevano vabbè, eh, insomma alla fine rifacevamo il gioco e eh, facevamo vincere i giapponesi. Non è vero e lo dice... Eh, a eh, non mi ricordo il nome dell'altro medaglio, ma in ogni caso erano condotti nella migliore, eh, con la migliore professionalità possibile. È il libro del 55 che ha dato eh, adito a una sorta di leggenda metropolitana. E in ogni caso, dopo questo intervento di Sergio Valzania mi hanno eh, aiutato eh, ad anticipare il mio intervento, e finalmente ho potuto rovesciare il mio fiume di parole sulla platea in quanto gli ho detto: meno male, sono veramente contento oggi perché, perché finalmente si può parlare di wargame in maniera professionale in maniera costruttiva in maniera didattica dato che noi lo facciamo da tanto tempo e finalmente qualcuno là fuori se ne è accorto come appunto la società italiana di ehm, storia militare e non solo e quindi li ho ringraziati per questa possibilità gli ho detto anche guardate una manifestazione del genere molto più in grande è la UK Connections che si tiene a Londra. Al, eh, no, chiaramente Max non l'ho fatto in inglese. Eh, quelle sono le slide che ho usato due anni fa al King's College a Londra. Queste l'ho fatto in italiano, però da, già che ce l'avevo in inglese le ho lasciate in inglese perché poi, alla fine, eh, mi piace avere una sorta di lettore internazionale che sia più o meno d'accordo. Quelle erano quelle che avevo usato al King's College e. Eh, e grazie all'invito appunto del guru europeo Philip Sabin, che eh, ricordo sempre perché è veramente uno dei primi che ha avviato il discorso in Europa, questa sorta didattica e wargame, e ha appunto avviato un corso di studi strategici militari eh, all'Università di Londra, che. È molto gettonato, nel senso è un corso avviato, non ha tanti allievi, devo dire, io mi sono comprato la maglietta, non ha tanti allievi, però è sempre, è sempre stato una sorta di filo all'occhiello di eh, Philip Sabin e eh, ricordo che il 22 novembre lui farà un suo discorso di addio per il pensionamento e io andrò a trovarlo al King's College a seguire le sue quattro ore o giù di lì di lecture. Paolo, l'ispettore Barnaby, ma veramente che cosa mi guardi, Paolo? Io sto vedendo però, parlando di televisione, eh, Jack Ryan su Amazon Prime, lo consiglio, molto carino. E dicevo, quindi ho completato l'intervento eh, parlando di auspico che ci sia un movimento organico, ma come al solito ho molti dubbi, perché in Italia, questo l'ho detto, siamo il paese dei comuni e delle signorie e probabilmente di organicità, di messaggio unitario non riusciremo mai a farlo o in maniera molto relativa mm, ci sta, ognuno porta avanti i propri interessi e quindi eh... Purtroppo è una sorta di cruccio, non è del tutto italiano, eh. Ci sono, secondo me c'è frammentarietà in tutto il mondo è tipico dei wargamer, eh, però qui noi, in Italia, qui noi in Italia perdiamo tante energie nel fare piccole cose quando magari potremo fare tutti assieme grandi cose almeno una volta. Tutto sommato, e questo eh, dico sempre, eh, riusciamo almeno a farlo a Modena a Play Modena anche se è un aspetto magari per altri commerciale però Modena eh, è un momento di ritrovo ecco perché noi Modena continuiamo a metterla come prima convention in Italia eh, senza dimenticare anche San Marino con Giancarlo Ceccoli e noi ci stiamo provando con piano delle orme a fatica eh, proprio perché manca questa unità e probabilmente Forse siamo diventati, ci siamo allargati troppo nel senso del numero, stiamo diventando un po'. Eh, insomma, magari probabilmente tarpiamo le ali ad altri e quindi altri chiedono spazio anche giustamente. Ci sarebbe tutto da ripensare. Purtroppo non so se si può eh, ripensare qualcosa. Però, poi alla fine, come ho detto sabato. L'importante è che se ne parli, impostiamo qualcosa di veramente costruttivo e ho preso appunto eh, diciamo, indirizzi e email della gente che vuole avviare eh, un discorso diciamo, unitario il caso Sbelli Taurinorum Max bene sono contento dicevo anche a un altro amico Fulvio Pegolo gli ho detto vi vengo a trovare Max se organizzate mi date un anticipo di qualche giorno vi dico ok la cosa più importante te lo dico qua in diretta anche se ne possiamo parlare ecco grazie Giuseppe mi ha ricordato ma Matome Ugaki personaggio del tutto singolare che comunque Sergio giustamente ha ricordato questa sorta di parola Particolarità del war giapponese che non era proprio fatto da pellegrini. E dicevo: eh, E poi alla fine vabbè lasciamo stare se no andiamo ad analizzare il wargame giapponese. Eh, metto da parte, ne parliamo un'altra volta. Dicevo per Max Kriegspiel. In ogni caso, ne parleremo al telefono. però se mi organizzate dal lunedì al giovedì sera eh, con un certo anticipo. Mm, vengo anche a giocare, a mangiare qualcosa, una pizza e poi organizziamo il Casus Belli Taurinorum con una conferenza, ma non vorrei essere troppo pedante. Comunque ci sono, non ti preoccupare. E ricordo che il primo che andrò a visitare è sicuramente Stefano Valentini, organizzeremo una serata di gioco e il podcast da casa sua. E ragazzi, quali sono le mie impressioni finali per quanto riguarda questo gathering o questa conferenza in Roma? Assolutamente positiva, avrei fatto male a non andarci eh, perché poi alla fine eh, anche se magari eh, qualcuno eh, ha delle riserve, qualcuno ci critica, eh, qualcuno magari non ci può vedere. Però, eh, in, in, come al solito, eh, trovarsi in un evento e parlarne va benissimo. Quindi, eh, bene, bene Roma, io ospito anche una seconda edizione, proprio una seconda edizione basata su eh, UK Connections, incontro tra wargame professionale e ludico. Chiaramente, poi si fa anche la studia di gioco. E parliamone e invitiamo personaggi istituzionali, personaggi dell'esercito, ci ritroviamo tutti intorno al tavolo e abbiamo un discorso serio sul wargame come attività formativa e anche come attività che può essere utile, l'altra volta parlavamo dello staff raid, a ufficiali che vanno sul posto perché il problema è che voi tutti i vorgemisti, e vi prendo in considerazione voi che ascoltate, sapete, conoscete la geografia, eh, conoscete la storia, ma non è una sorta di fatto scontato in qualche giovane leva, perché non perché sia stupido, ma perché o se lo studia da solo oppure nessuno glielo dice. E il Wargame, dal punto di vista geografico, è un, è un altro aspetto eh, della disciplina, appunto la geografia, che ci dà un punto in più rispetto a tante altre discipline a completamento della didattica tradizionale. Quindi pensiamoci. Ed oggi, e adesso passiamo, perché poi ho apprezzato i tavoli di, di, a Roma? Perché ho visto diversi tavoli, appunto dicevo di di Sergio, Maurizio, di Sergio Puziale e Maurizio Catacchini che avevano apparecchiato, che si parlava molto di ASL e eh, molti mi dicono sempre: Mao, dovresti parlare più di ASL. È vero, eh, io non, però non è che lo scanso, anzi, continuo a dire. È un grande sistema, lo reputo come uno dei migliori sistemi in circolazione a livello tattico. Criticabile, ha pro e contro come tanti altri tattici. Molti tattici sono ispirati ad Advanced Goal Leader. Ieri parlavo di un altro eh, tattico della Critical Hit ATS, Advanced Tobruk System, che ho giocato col mio fratellone Loris Luchetti qualche anno fa. Ci era piaciuto molto. Poi ovviamente... Molte volte questi discorsi li avviamo e poi esce il nuovo gioco e ci dedichiamo al nuovo gioco, questo succede purtroppo con certi sistemi, ma dato che c'era un bel modulo per Berlino e volevo ricreare Berlino dopo aver letto il libro anche e dopo aver visitato Berlino per la prima volta quest'anno, The Follow Berlin di Anthony, Anthony Beaver, allora ho deciso di eh, vedere un po' qual era il Wargame che mi consentiva di rigiocare. La battaglia di Berlino, in realtà ne ho trovato un operazionale, che ricordo è Fortress Berlin, eh, Fortress Berlin eh, che è della, scusate, di Against the Odds, della rivista Against the Odds, molto bello, mi è piaciuto tanto, possiamo disquisire sulla grafica dell'unità, ma vi posso assicurare che la mappa è stupenda, è il gioco. È molto, molto secondo me è fatto molto molto bene vi dà proprio l'idea di quello che è stata la battaglia di Berlino e poi a livello tattico, grande tattico non trovavo molto non so, francamente questa è una mia ignoranza se sicuramente c'è in qualche modulo di advanced con leader c'è il modulo per giocare gli scontri di Berlino ma ho trovato Red, eh, Red Berlin eh, che è praticamente eh, tutti gli scontri eh, diciamo a livello di plotone a Berlino, fatto dalla Critical Hit ma non sul sistema Advanced Call Leader, ma sul sistema ATS, Advanced Over System, che è uscito l'edizione 2014, secondo me molto ben fatta, molti lo criticano forse ha ragione perché hanno fatto pure un po' di confusione eh, troppe, troppe edizioni troppi moduli, magari copiati l'uno all'altro, nel senso usciva modulo, poi ne riproponevano uno che era simile ma con counter cambiati e Berlin ha fatto, ha fatto scuola. Quindi diciamo che abbiamo questi problemi per la critical hit per quanto riguarda ITS, ma devo dire che proprio ieri ho, ho ricomprato la versione 2014, che sarebbe la quarta edizione, e quando uno compra l'edizione Cartacea ha la possibilità di scaricarsi anche il manuale, molto ben fatto, e mi riprometto di fare proprio un podcast. Dedicato a questo sistema ovviamente lo devo andare a riprendere perché dopo tanti anni è certo che è sempre un tattico, quindi ci si aspetta certe cose. Ma purtroppo non eh, ricordo le particolarità mentre ricordo bene le particolarità perché questo fine settimana ho avuto modo veramente di analizzarlo. Ho analizzato per bene Advanced Collider Leader Starter Kit 4 Pacific Theater of Operations, in a, abbreviato PTO, e il mio interesse è partito dall'articolo dall che avevo già citato in un po' precedente di Kevin Bowles, Cammy Bowles che è stato citato, ricordatevi che sabato ho avuto il piacere di conoscere, ho stretto la mano a Perry Cook, eh, Perry Cook è eh, uno dei guru dell'MP per quanto riguarda ASL, ha fatto una sorta di piccolo intervento, ha ricordato quanto fa la MMP, ha ricordato che eh, ci sono molti playtester che eh, seguono la casa, è vero quello che ha detto Perry Coke? Che praticamente eh, adesso, Max, non allora, mai fatto una bella domanda, Max? Lo farò in un prossimo podcast con i due sistemi davanti. Perché adesso qualsiasi cosa andrei a memoria e rischio di dire eh, cose non eh, corrette. Perché? Perché, come ti dicevo, proprio ieri ho eh, diciamo rispolverato ATS, me lo devo rileggere, me lo devo ripiazzare almeno una volta e ti saprò rispondere, spero di fare la puntata fra una decina di giorni. ATS versus ASL, sicuramente. E dicevo, c'era Perry Coke, uno dei, dei guru, ha presentato tutta la produzione MMP, e chiaramente ha presentato i punti di forza, quali sono i punti di forza dell'MMP? I, I sistemi di Dinesig, cioè il sistema Standard Combat Series, Operational Combat Series e, e adesso ha, ha parlato anche di Battalion Combat Series, e oltre naturalmente a Tactical Combat Series, ma non lo seguono più tanto questa serie, quindi quattro serie. E, e, e poi chiaramente il loro cavallo di battaglia è Advanced School Leader, ha ricordato tutto quanto sta facendo e alla fine, al di là della panoramica che ha fatto, molto completa, persona molto a modo, eh, la mia domanda provocatoria a cui però non ha risposto, ha detto: Non pensa che i, i vostri giochi siano un po' eh, costosi se paragonati soprattutto con la GMT, eh, chiaramente. Era anche una domanda un pochino eh, provocatoria, quindi non meritava nemmeno risposta perché cosa può rispondere? Eh beh, ma allora compro i giochi miei perché è vero che i giochi della MMP sono molto più tarati sul Wargamer ortodosso, sono quasi tutti X-encounter, quindi si riferiscono a una precisa nicchia del nostro, del nostro campo, non è il discorso che noi facciamo, cioè l'inclusività cioè eh, accogliere nel mondo del board, world gaming qualsiasi tipologia di sistema che vada all'ex encounter, che vada dal point to point, che vada al sistema d'area, che vada ai blocchetti e che vada anche al risico ragazzi non lo escludiamo, proprio ieri parlavo a un ragazzo che è venuto da noi, io sono un giocatore di risico voglio approfondire, ma non perché uno giochi a risico bisogna uh, metterlo da parte perché guardate vi ho sempre detto se mi trovo a cena con gli amici e sanno giocare solo a risico bene, giochiamo a risico, quello è il giocatore ragazzi siamo Wargamers ma dobbiamo anche essere giocatori veri e giocatori veri fino in fondo giocano a qualsiasi cosa, sempre che il sistema sia valido e di risico possiamo dire tutto tranne che il sistema non sia valido, soprattutto giocato con le regole di torneo in cui si mira soprattutto a prendere la carta a raggiungere la combinazione vincente ed ammucchiare unità, poi è chiaro che ci riduciamo a ammucchia, ammucchia, avanza, però anche risico alla sua nobiltà come la grande nobiltà ce l'ha questo starter kit number 4, l'articolo ovviamente eh, di Kevin Bowles lo posso dividere in qualche sezione, nell'introduzione e secondo Bowles, ma penso anche secondo coloro i più esperti, più esperti di me: che cosa dice il Bowles? Che questo starter Kit 4 è quello che aggiunge molto eh, a qualsiasi sistema. Dal, dai tempi dello Starter Kit 1 perché adesso andiamo a, a vedere eh, è vario e il giapponese ha tutta una serie di sue caratteristiche eh, eh, Rolando ecco questa è una bella, eh, una bella riflessione ecco adesso eh, io non mi ricordo quanto l'ho pagato però se sta sui 55 euro eh, e contiene tre mappe ma questo riprova Rolando allora Advanced School Leader eh, PTO contiene come diceva anche Coke Sabato eh, tre mappe classiche 8x22 pollici due countersheets un rulebook 8 scenario e eh, data card e due dadi con delle tabelle e non so francamente cosa contiene esattamente l'Advanced School Leader numero 1 però Rolando torniamo al discorso e grazie che me lo confermi che i prezzi sono aumentati. La mia domanda provocatoria che ho fatto sabato a Coke ho detto: Senti, 60, ecco, 64. Eh, eh, quindi è costoso, ragazzi, perché ha tre mappine. Io adesso vediamo un po' se riesco a. Eh, tanto lo, lo farò, farò anche la proiezione, adesso ho acceso la, eh, la cam, la mia cam portatile, sono tre mappine eh, di eh, cartoncino rigido, vedete, ecco sì, chiaramente colorate, ma niente di particolare dal punto di vista della grafica i counter sheet, adesso li vado anche a mettere in evidenza con la mia telecamerina, sono i classici eh, counter eh, che vediamo in tutte le scatole SL, anche piccolini devo dire, tanto è vero che Fantastico, eh, ieri vedevo una, una sorta di. Eh... Di apertura della scatola del score leader, uno giustamente dice aspettate che non vedo bene perché i marker e i counter sono sempre molto piccolini. E quindi questo vogliamo eh, dire che è una critica a ASL. Ciao Gaetano, benvenuto. Sì, è una critica. Infatti, una delle critiche che potete muovere a ASL che queste benedette pedine per certe eh, generazioni, cioè quelle un pochino più avanti, sono difficili da leggere. Forse Ecco perché tanti giocatori eh, di una certa età, non anziani perché eh, hanno lo spirito di un giovincello, non eh, usano più i counter di Acer perché sono piccolini e non eh, vanno verso quella sorta di eh, direzione di inclusione. Stiamo attenti a tutte le fasce di età che dovrebbe avere un wargame. Ecco, vedi, due mappe, due fogli counter e sei scenari. Rolando, ma infatti hai toccato quel nervo che io volevo toccare con Perry coke settimana scorsa e lui chiaramente ha glissato, compra i giochi miei e non comprare quelli AGMT, però cioè, il discorso sarebbe stato eh, lungo. E il problema è che i prezzi sono lievitati. E Paolo diceva, e pensate che con i giochi fanno fatica a fare come con le bibite dove mantieni il prezzo fisso ma diminuisci la capacità della bottiglia. Ragazzi, allora voi conquistate tutti, chi più, chi meno, io comunque vi posso assicurare, eh, non sono povero, non sono ricco, ma ho limita sto limitando gli acquisti perché? Perché la Compass ha alzato i prezzi, e un gioco in media, costa fra gli 80 e i 100 euro. GMT, anche lei ha alzato i prezzi, ma cerca di contenerli, tanto è vero che si trovano ancora scatole a 60-70 e M&P, ecco, una scatola base, 64 eh, euro. Devo dire però... Che questa scatola è a sé stante, non dovete avere nulla di Advance Leader, ma secondo me si discosta dall'advanced school leader eh, tradizionale. Perché? Perché il giapponese ha tutta una serie di regole sue. Fra l'altro, Kevin Bowles nella sua introduzione, dice chiaramente. Che i giocatori che approcciano Pacific Theater con le stesse tattiche che usano nel teatro europeo potrebbero andare contro tante frustrazioni, tanti rovesci, perché i nuovi tipi di combattenti giapponesi, il terreno e le regole introduttive nel capitolo 8 richiedono una differente tattica. Allora. Io sono un po' a digiuno delle, eh, di ASL sul fronte del Pacifico, anche se hanno fatto diversi eh, moduli, quindi non so se questo sia giusto o sbagliato, ma mi fido dell'articolista e dico questo Advanced School Leader Starter Kit Number no. 4. Mi sembra che porti chi si avvicina per la prima volta a ASL, mi sembra che lo porti un po' lontano, perché i counter, se, i counter giapponesi seguono una storia tutta loro. Cioè la prima eh, la prima, diciamo nota qual è? Eh, prima di tutto, che eh, i, le unità giapponesi hanno delle loro caratteristiche. Praticamente che quando eh, crollano o quando falliscono in morale non vanno broken ma si rigirano e perdono firepower, però rimangono in good order, rimangono ancora attive nel senso combattono come le altre normali unità e questa storia continua, per esempio una 448 diventa una 348 ma attenzione diventa una 348 ma non, non diventa broken, perde solo eh, firepower e poi diventa una 238 e solo al quarto fallimento del moral check eh, l'unità diventa broken, quindi praticamente questo è una... Eh, forte eh, modifica all'advance quad leader tradizionale perché infatti lo dice eh, Bols più avanti in questo caso non è che potete ammucchiare degli stack e controbatteri giapponesi avanzanti alla carica eh, lungo eh, diciamo il terreno perché perché questi non vi crollano mai continuano ad avanzare e quando sono in mischia, i giapponesi hanno tanti modificatori positivi che l'avversario non ha, quindi bisogna cambiare tattiche. E, e che cosa. Che cosa, dà? cosa dice eh, Bowles a un certo punto? Quando vi difendete contro un attacco banzai, i giapponesi non si rompono, infatti si arrabbiano, come dice Rolando. Il residual firepower è il tuo alleato. Devi mettere residual firepower ovunque e eh, in maniera tale da evitare che eh, i giapponesi ti arrivino a contatto, perché quando arrivano a contatto sono letali. Quindi, in realtà, per riassumere, eh, c'è sia l'avanzata giapponese che quando arriva a fare hand-to-hand, -hand close combat, hanno modificatori positivi, quindi bisogna fermarli prima, e eh, giustamente eh, Bowles dice, eh, con il firepower power e chiaramente con un, un piazzamento intelligente. E poi hanno questa sorta di regola ex novo intitolata Banzai in cui Banzai, eh, le unità possono muovere di 8 esagoni quindi il leader in questo caso dichiara Banzai, le unità avanzano e le, le unità devono essere a 8 es possono coprire una distanza di 8 esagone e possono addirittura, attenzione, dopo questo movimento di 8, entrare nell'esagono del nemico, cosa che non si può fare nel movimento normale ragazzi, questo vuol dire che i giapponesi a un certo punto eh, va fanno Banzai quando e come e ove possibile. E quindi non è un advance col leader standard dove in advance leader standard, vado a memoria, veramente si usa a un certo punto per scongiurare l'avanzata delle unità nemiche, si piazza un bello stack con mitragliatrice e unità e si impedisce l'avanzata. Chiaramente poi c'è la manovra e così via, e poi il giapponese avanzante continua ad avanzare senza, e non rompe mai e può cerchiare. E quando unità nemica va in rotta, se è stata cerchiata, questa rotta si eh, rivela, eh, diventa un'eliminazione del nemico in rotta. quindi questi vantaggi giapponesi vanno presi con le pinze. E francamente, adesso vi posso dire che sto leggendo le, i, noti, le, i consigli tattici di Bowles, ma poi bisognerebbe andarli ad applicare. E questo bisognerà che gioco col. Chiedo a Mario Aceto di, far, di farmi fare una partita con lo starter kit number 4. E, e imparare a difendermi dagli attacchi banzai al giapponese. Poi, un altro grande cambiamento dell'Advanced Starter Kit, di questo Starter Kit number 4, è il terreno che vado a mettere in evidenza con la cam. In realtà non abbiamo più eh, boschi, ma abbiamo la jungle, tutti i boschi sono jungle. E poi invece di avere il brush abbiamo il bambù. Ok, e poi tutti gli orchia sono eh, palmetti. Ok, quindi in pratica abbiamo, non ci sono strade, dunque abbiamo tipi di terreno che ci richiedono di giocare in maniera diversa. In ogni caso, alla fine. Si riduce tutto con applicazioni più o meno di modificatori. Roberto Alessi diceva i giocatori di una pittura molto tempo dopo, i giocatori esperti, è un modo come fine a se stesso. È grave, bravo Roberto, infatti, eh, a questo volevo eh, confermo quanto dice Roberto. Questo starter kit, la parola starter, però, secondo me, potrebbe mettere confusione: perché, eh, ripeto, chi volesse avvicinarsi ad ASL, questo non è. Eh, gli start, lo starter kit per lui ti vado subito a rispondere Rolando degli start, de, se ci sono solo scenari di fanteria non mi pare perché un'altra particolarità di questo starter kit che conferma quando sta dicendo a Roberto che ci sono anche i mezzi quindi bisogna leggersi anche la sezione dei mezzi, ragazzi è veramente no fatta bene, di più ecco perché io elogio ASL perché se voi andate a leggervi la sezione dei mezzi, dei mezzi giapponesi è quanto di più completo si possa trovare anche sintetizzata bene per quanto riguarda le armi in dotazione ai eh, protoni giapponesi veramente ci sono anche carri infatti adesso andavo a leggere tutti gli scenari che ve li leggo uno alla volta abbiamo il primo scenario si intitola Kawaguchi's Gamble è lo scenario S64 in cui abbiamo eh, beh abbiamo tutto sommato un cannoncino un m1 a 2 fatemi vedere così vi dico che non l'avevo visto questo, questo cannoncino è un cannone antiaereo quindi nel primo scenario e ricordo che si svolge henderson filgo dal canale riguardatevi magari pacific di eh, la serie televisiva in cui potete riguardare e tutte le, queste belle scene che magari il gioco cerca di ricreare eh, sì è vero Max ha ragione eh, direi ehm, lo starter kit 1 va bene ma io ricordo sempre il famoso paratrooper eh, il modulo di ASL che io conservo ancora gelosamente perché ricordatevi che in quella edizione c'era una bella scuola di ASL. Che secondo me, se uno riprende, è ancora valida oggi. Gli intenditori, eh, proprio quelli veri intenditori di ASL, di, mi dicano se sbaglio. Dicevo, il Kawaguchi's Gamble eh, ha quasi tutta fanteria, appunto, ha le regole di artiglieria. Quindi potrei dire è tutta. Eh, fanteria il primo scenario e si gioca solo sulla mappa o solo mezza mappa ci sono 4 eh, protoni americani eh, 8 protoni americani dei, un paio di leader non è molto affollato e ben 13 447 giapponesi eh, e infatti ecco eh, il concealed anche il concealed ci sono i conceal marker ricordatevi che i conceal marker sono quella sorta di eh, fog of war che secondo me, se voi volete muovere una critica e è questa mancanza di fog of war, questa cosa di le mappe sono piccoline e si sa tutto di tutti, il che non mi è mai entusiasmato. Si può muovere a tanti giochi questa critica. Invece eh, anche lo scenario 65, scusate, non invece, è tutta fanteria quindi potete giocarlo tranquillamente, poi continuiamo, c'è lo scenario 66. Eh, lo scenario 65 è Take It Back, sempre dal canale, poi lo, eh, lo 66 è Bailey's Bridge. E anche qui abbiamo solo fanteria con Mortai e, e, e medium machine gun e light machine gun. Quindi bene anche il 66. Poi abbiamo il S S67, Besist. Si gioca, siamo a Burma. 31 marzo 44. Anche qui solo fanteria e armi, e eh, machine gun, armi da plotone, medium machine gun. Vediamo invece nello scenario: vediamo 68. Bene, potete giocare anche lo scenario 68 senza preoccuparvi dei carri. Mentre i primi carri cominciano con lo scenario 69, allora il 68 si, si è, siamo ancora a Burma, invece siamo a Saipan nello scenario 69 e ci sono dei carri giapponesi eh, da 47. 97b e vi ripeto una, gran una bella cosa che mi è piaciuto leggere di questo booklet sono proprio la descrizione dei carri, tutte le varie particolarità. Ecco, secondo me, una grandezza di ASL proprio in questa sorta di ricerca del dettaglio che, in ogni caso. E ci porta proprio all'interno dei plotoni, all'interno all delle compagnie, ci fa capire quel tipo di arma, sua evoluzione. Beh, qui siamo veramente, ecco, quando possiamo sul serio elogiare ASL. Dicevo, il 69, il 69, veniamo anche il 70, 70, il 70 ha solo carri americani, degli Sherman, molto affollato, il 70 a Sideshow Affair, e nel, eh, Angaur Island, eh, Peleliu, praticamente a sud-ovest di Peleliu, poi Ameri abbiamo American Devil, lo scenario 71, una marea di mezzi, quindi praticamente voi dovete eh, affrontare. Eh, le regole dei mezzi nello scenario 69, 70 e 71, quindi tanta fanteria, qualche mezzo, quindi potete aggiungerlo però dopo e giustamente come eh, riconfermo quanto diceva Roberto Alesse, beh in questo caso eh, sì, non è proprio per iniziare Advance with Leader. Io come al solito, sempre da uno che sta riprendendo Advance with Leader lentamente, ma ne sono sempre stato un amante, sappiatelo, eh, e lo ribadisco, non voglio parlarne, del, io ho detto solo che Advance Call Leader non rappresenta il wargame italiano, ma da qui a dire che Advance School Leader sia un wargame di serie B, non l'ho mai detto e mai lo dirò perché io mi entusiasmo quando apro booklet e quando leggo tutte le notizie che ci può dare un modulo di Advance Call Leader. Dicevo per finire. L'analisi, come mi avete eh, confermato, c'è il concealment, c'è cioè questa sorta di punti domanda. Ricordatevi, quando raggiungete un eh, PIN, un risultato di PIN. Il, il, appunto, il concealment mark viene rimosso. Poi c'è questa sorta di, che i Marines sono veramente tosti, sono stout. Valgono 8 di morale, eh, non crollano mai. Non so se guardate, adesso vi faccio questa provocazione. Ma Secondo voi, questo morale 8, pensando a Guadalcanal, è giustificato? Secondo me, no. Perché? Mm. Eh, pensando a qualche libro non so se avete letto qualche libro io l'ho letto recentemente perché ero molto preso dalla serie Pacific e quindi ero andato a eh, leggermi qualche libro non l'ho completato nessuno ma ho letto qualche passo e devo dire che non è che fosse, mi entusiasmasse particolarmente diciamo questa tenuta di morale degli americani perché me li fanno da 8 secondo me sarebbero da 7 anche se poi, chiaramente, se io sono italiano e faccio un gioco con gli italiani, magari mi allargo un pochettino. Sarei curioso di sapere cosa ne pensate di questo morale da otto dei Marines, eh, perché secondo me è veramente eccessivo. Anche se poi. Possiamo, eh, possiamo dire che hanno morale sottolineato, possono fare a soft fire, hanno un sacco di fumo. Su quello dell'armamento non ci piove. Però, questo morale personalmente mi sembra alto. Voglio andare a riguardare cosa. Beh, in ogni caso, ci sono anche eh, tutti i Marines: sono 8, e poi abbiamo la fanteria di linea da 7. Però secondo me, alla luce. Di qualche film eh, e di quello che si legge, secondo me questo 8 è un pochino elevato. Eh, la stessa cosa si può dire di Combat Commander. Eh? Eh, ci sono anche regole speciali che alzano la bassa immunità. D'accordo, Max, però, di primo acchito devo dire che. Questa cosa mi lascia sempre perplesso in qualsiasi gioco. Ho l'impressione che, certo, il fuoco è sempre un fuoco alto. Siamo su valori 6, come a comando, lo stesso valore 6. Mentre la squadra giapponese, tipo, a 4 sono così giustificati? Non lo so. Secondo me, delle volte, non sono così giustificati alla luce delle informazioni che ci sono arrivate tramite i libri in cui quando c'erano questi ragazzi marine eh, all'attacco veramente perdevano, eh, perdevano la bussola e ricordate Pacific non è fatto a caso la serie televisiva e purtroppo l'immagine colpisce se pensate a Pacific pensate all'inizio di Guadalcanal, ragazzi stavano in, un, in confusione totale quindi, pensate a quando c'è la difesa, mi pare sì, eh, dell'aeroporto, del, de, o meglio, di Anderson Field. Lì era in totale confusione, cioè sparavano ovunque e dovunque, ma non c'era una sorta di così alto morale. Qualcuno crollava alla grande, scappava pure. Insomma, c'è da discutere su questo, però se il gioco funziona col morale da 8, nulla da dire. E per ritornare ai scenari, per essere completo. E, um, Bowles fa un'analisi di tutti gli scenari. E in ogni caso, eh, fa solo un'analisi delle dell unità presenti, e poi bello nello stesso eh, mh, ma questo anche lo smoke. Esempio, tedeschi è difficile piazzare, storicamente è giusto. Ma Rolando, allora è, la, è una domanda difficile. Eh, come facciamo a rispondere alla tua domanda? Ma con i libri letti sì. Personalmente, pensando ai libri letti e a qualche film ben fatto, i tedeschi non usavano tanto fumo, però ci sarebbe da fare un'analisi e una, potrebbe essere una lunga diatriba. Perché, per esempio, penso ecco, eh, a Red Blood Snow, un ultimo film che sto leggendo però sul fronte russo, eh, che lo smoke i tedeschi non lo, usavano lo usavano praticamente poco. Adesso non so. Se questo era dovuto a eh, una sorta di non usiamo il, fu il fumo, ma eh, perché abbiamo altre tattiche oppure ne avevano poco in cantiere, francamente, è una bella domanda, Rolando. E andrebbe approfondita. Perché eh, non so se lo smoke eh, fosse proprio. I tedeschi ne avevano poche di granate eh, fumogene, e da qui difficile da piazzare. Vi ripeto però. Eh, non ne sono particolarmente convinto, ma bravo Rolando, questa è veramente una bellissima domanda, dato che il fumo in Combat Commander, in Advanced School Leader, ma in qualsiasi tattico è veramente importante, anche in ATS. Ecco, vorrei vedere anche in ATS come è trattato. E Max mi diceva c'è un'eterna diatriba tra giocatori sui livelli di forza e morali di certe unità. Chiaro, la diatriba più famosa è quella di come trattano eh, le unità italiane, e eh, va bene, però devo dire che alla luce e vi ripeto delle, eh, delle analisi storiche dei libri che possono essere anche romanzati e delle serie televisive ben fatte questo morale delle volte secondo me è un po' eccessivo perché erano eh, ragazzi 20-21 anni catapultati non sul fronte occidentale dove in ogni caso la guerra come abbiamo detto il tipo di combattimento era diverso ma nella carnaio nella zona inospitale della giungla e eh, e Gaetano mi diceva mi fermo non devi generalizzare come morale va visto il bilanciamento dello scenario di solito equilibrate, di solito equilibrate caratteristiche di forza in campo ah Gaetano non ci piove eh, se entriamo nel, nel particolare ti do ragione ci mancherebbe altro però io dico di primo impatto se vedo dei Marines tutti a otto e lo rapporto a dei libri e a delle serie televisive ben fatte ho qualche dubbio perché se pensate ai Marines giovani ripeto catapultati in un territorio inospitale. Dove a dominare erano le zanzare, l'acqua e la giungla, beh, non è che fosse il morale a mille, e chiaramente questa può essere considerata un'artificiosità. Artificios ok, ne parleremo. Questo, eh, questo discorso è fatto, grazie, a Max. Nelle note, del regolamento I sell full. È chiaro che ogni designer dà la sua idea. Adesso mi ricordo, mi pare che sia in Panzer Grenadier che gli italiani erano raffigurati con le mani in alto, aiutatemi perché eh, questa è proprio una tendenza. È chiaro che c'è una storiografia generale che porta lo stesso designer a seguire eh, delle linee. E è un designer, dietro ai counter c'è qualcuno che disegna e che pensa, però in questo caso secondo me l'otto è un pochino eccessivo, però poi alla fine è una questione di punti di vista. E dicevo, per andare verso la fine, eh, gli inesperti, le truppe di linea hanno morale più basso, però vi ripeto ragazzi, eh, tutti i marine hanno otto, ne siamo convinti perché qui io vedo tutti otto, chiaramente ci saranno, come, dici, come dice Rolando, degli marini inesperti che hanno morale più basso, meno male, però questo 8 per tutta una divisione marine io la vedo Africa Corps, Serie Panzer Grenadier grazie Stefano me lo ricordavo ecco la Serie Panzer Grenadier che a me piace tantissimo è in Africa Corps ha le mani degli italiani alzate scusate se questo non è però perché non ci credo che il tipico combattente italiano fosse veramente uno che alzava le mani appena veniva attaccato e dunque eh, sì, un leader in rotta le mani alzate su un Vespaio e ci credo, però ragazzi o è stata una butade, un'ironia però era un po fuori luogo eh, africa core serie eh, panzer grenadier eh, ecco grazie stefano per, eh, per avermelo ricordato dicevo a pagina a pagina 20 del journal che consiglio comunque c'è una bella sequ sequence of play che raccomando vabbè i, i veri gli appassionati che si dedicano il loro tempo interamente ad Excel, la troveranno magari inutile, però mi piace tanto perché c'è per ogni fase una riga di spiegazione. Molto, molto bello. E il problema forse è di Benignoff, che, essendo di discendenza austro-ungarica, si è voluto vendicare nel 1918. E vabbè, ci sta. Eh, per il fumo, tedeschi hanno molto nei carri, nei mortai e nei gamma. Soprattutto usano i pionieri che hanno fumo 4. Grazie, Gaetano mi ha illuminato perché eh, hai, mi hai detto praticamente che mi hai confermato che il plotone standard o ha una sorta di plotone eh, Pioneer eh, o Genieri che eh, supporta oppure nei carri e nei mortai. E infatti, questo eh, è veramente interessante. Quanto hai detto. Gaetano, eh, grazie per l'approfondimento. Che comunque andrò a leggere qualcosa. Dicevo in questo eh, journal, oltre a questa sequenza di gioco molto dettagliata per ogni fase, e secondo me se volete eh, approcciare, e lo farò, eh, Advance School Leader Starter Key Number no. 4, partite dalla Sequence of play che l'autore Bowles riporta a pagina 20. Per ogni fase avete o una riga di spiegazione, una paginetta molto lunga, però sono sicuro che. Che un vero Wargamer la impara in un paio di sedute. E, dicevo ci sono altri due scenari da eh, nel, nel journal, però vede due scenari ambientati, uno in Italia e uno in Francia, uno in Italia nel 1943 e uno in Francia nel 1944, uno ambientato ad Altavilla subito dopo eh, l'armistizio e ci sono tutti elementi di fanteria degli eh, del 141esimo reggimento di fanteria ebbene udite udite così almeno mi conforta quanto stavo dicendo ci sono 12 eh, 12 squadre 666 quindi 12 counter 666 ragazzi adesso io come al solito quando parlo eh, alla fine mi dimentico eh, plotoni, squadre e compagnie stiamo parlando ovviamente di Squadre corretto o oh, plotoni? E mi è venuto il dubbio, ragazzi. Scusate, ma eh, sembra, sembra scontato. Ma io, come, come al solito, mi devo leggere. Eh, la scala perché vado a confondere fra, fra tanti giochi, Vedi, ecco sì. Eh, sono, stavo parlando di squadre eh, di 9-15 uomini. No, mi era venuto il dubbio perché eh, quindi abbiamo 12 squadre, 6-6-6. Quindi in questo caso fanteria di linea abbastanza triste ed è e ci sta, eh sì. Però, Max, veramente eh, chiedo perdono. Ma delle volte, plotoni, squadre, eh, compagnie, eh, alla fine eh, ieri leggevo ITS, stamattina rileggo Advance Call Leader e Donate la confusione, è colpa del collegio docenti. E comunque ecco, molto ricco questo numero del journal su eh, l'Advance School Leader, c'è questa, secondo me la, il valore aggiunto è eh, la sequence of play e a pagina 23-24 trovate altri due scenari, uno sempre fra tedeschi e americani, questa volta il reggimento eh, paragonato alla centunesima a 747. Io continuo a dire che i Marines sono troppo gettonati e Purple Heart Hill 667 e 666, siamo meglio perché poi i tedeschi hanno 548. E eh, ok, school, ragazzi, prendetemi in giro, sei Max, ti stai divertendo, squad leader, ma vi ripeto, delle volte, perdonatemi, ogni tanto posso fare confusione tra squadre e plotoni. E infatti sono andato a controllare per riprendermi. Poi ci sono gli Hedge Rules, spiega eh, gli Hedge. Eh, per la loss, per qualsiasi cosa, per i modificatori, lo trovate a pagina 25 delle regole e poi abbiamo un'analisi di Red Barricades ancora a pagina 26 per finire con ASL di questa rivista eh, che avevo già presentato due settimane fa. Grazie Max. E dunque, che dire? che mh, il, secondo me il valore aggiunto di questa, di questa scatola è il manuale, perché il manuale riporta anche eh, colorate eh, le cose che sono diverse, le cose nuove che dovete, a cui dovete fare attenzione. Secondo me il manuale, al di là che magari usa eh, dei, uno stampatello molto piccolo, però mi pare molto chiaro, con bei, bei eh, esempi che sono tutti da leggere, e poi eh, la cosa gustosa è alla fine quando parla di tutti i mezzi e di tutti i tipi di terreno. In realtà, se volete un attimo, ecco, voglio ehm, rendere, voglio dire una cosa a favore di coloro, eh, allora ci sono, sul Journal 9 Max ci sono quattro scenari, eh, non ci sono mappe eh, c'è questo sequence of play un articolo lungo su eh, pacific theater operation appunto ASL starter kit number 4 e poi c'è il gioco il gioco che ne avevo già parlato eh, greater east asia co prosperity sphere un gioco praticamente a livello strategico sulla guerra nel pacifico dicevo al di là che devo dire per uno che sa giocare ASL le prime sette Pagine può saltarle perché? Perché parla di eh, termini, acronimi, descrizione, diciamo che può andare velocemente da pagina 8 a pagina. Adesso ve lo dico subito, vediamo un po' a pagina 25 diciamo 16 pagine vi dovete studiare non è poi tanto quindi e chiaramente come diceva prima il nostro appassionato non è proprio per chi si può avvicinare per la prima volta a ESL ma chi ci vuole provare non si spaventi ma in ogni caso torno a dire che eh, lo starter kit number one e il mio sempre amato eh, modulo eh, paratroops il modulo 1 di ESL in cui vi ricordo c'è una sezione fantastica Dedicata all'apprendimento di Excel, sono rimasto affezionato a quello. Mi piaceva anche tanto l'immagine copertina, quindi io mi, mi rifaccio sempre a quello. E ricordatevi che. Nella famosa fanzine Torneo Masters c'era una sorta di scuola di SL, secondo me molto ben fatta. Mi pare che l'autore fosse Bertocchi, correggetemi se non sbaglio, un giocatore di Milano. Quindi andiamo indietro di tanti anni, il capitolo K, grazie Max, me l'hai ricordato. Andiamo indietro di tanti anni, però io sono molto affezionato a, quel, a quel, eh, quella scatola perché la comprai apposta per imparare Excel, e devo dire che riusciva benissimo il suo intento, ecco perché me la ricordo sempre con affetto. E che dire, ricordo che Perry Cook ha fatto una bella lista di persone che lo aiutano nello sviluppo delle regole di Esel, infatti ha ricordato eh, Ken Dan e Klaas Malmstrom che lo aiutano molto. E poi i design dello scenario sono dello stesso Perry Coke, di Ken Dunn, Vince Manesca e Brian Hughes, poi ricordo che l'immagine, la cover design è di Nicholas e Scooby, eh, ho citato anche Scooby che eh, ricordo sempre con cui ha avuto dei una discussione, però, insomma, poi alla fine eh, lui è un bravo, eh, è un bravo artista, però qualche volta, insomma, siamo andati in contrasto, è d'accordo? E il proofing va ah, fatto da tante, tante persone, questo è una sorta di marchio di garanzia. Parlavamo proprio di playtester sabato con qualcuno, molti giochi che escono proprio perché c'è eh, necessità del business, c'è necessità di. E vendere ho l'impressione che non vengono testati, soprattutto nella parte delle condizioni vittoria e può essere normale nei giochi in rivista, in quanto nei giochi in rivista, dato che c'è un, una sorta di eh, necessità di produzione ogni due mesi, lo posso capire. In giochi in scatola annunciati in cui si fa un pre-order, un pre-order lo capisco un po' meno, in ogni caso, eh, Proprio questo discorso mi sta inducendo a comprare non più da collezionista, udito o dite, ma a scegliermi i titoli. Collezionerò pure, ma in, eh, la priorità ai titoli di qualsiasi casa, soprattutto GMT, Compass, MP, che eh, mi danno un certo interesse. Perché? Perché siamo in periodo di sovrapproduzione e francamente eh, molti giochi non hanno, eh, non hanno ragione di esistere o sono fatti male. Eh, ok, eh, ci sono anche, ecco io Decision e Tales non l'ho ancora comprato, ma lo vorrò comprare, e l'Action Pack pure, ma non l'ho mai comprato. Ecco infatti grazie Roberto, io sono rimasto veramente, te lo giuro Roberto, eh, legato al sergente istruttore, a quel capitolo K perché l'avevo comprato proprio per imparare advanced school leader e me lo sono letto tutto e mi sono divertito un mondo. E poi apposta lo leggo anche, non so se era contemporaneo a quella sorta di scuola di ASL che era apparsa nel torneo master o anche nel eh, bollettino over che continuava il torneo master comunque eh, poi rischi di dover comprare un altro garage eh, ma infatti Paolo al di là che sapete tutti a me cioè noi collezionisti ci piace ricordare che abbiamo una bellissima collezione il problema è che ho finito lo spazio quindi all'asta quest'anno ho venduto almeno 20 giochi ne ho comprati poi 35 non riesco a capire dove c'è un, un grosso problema ragazzi tolgo e metto però non sto togliendo i eh, titoli eh, fatti male, sto togliendo dei titoli che se ce li avevo avevano un loro perché per comprarne altri. Non tolgo mai però, udite udite, è molto difficile, mi tolgo la collezione SPI, la collezione Evan Hill e la collezione Victory Games. Quelli ce li ho... Forse me ne manca qualcuno a livello sportivo del, dell'Evalon, eh, forse un paio di eh, 007 della Victory Games. E, però quelli non li vendo per esempio quest'anno ho venduto Fast, una serie che era uscita molto bene ho venduto qualche gioco di case italiane ma non perché fossero fatti male perché non li gioco e quindi ho detto li vendo a poco li ho venduti veramente a due soldi e magari faccio contento un altro con l'occasione non è un fatto di eh, specularci e compro un altro gioco che desidero comprare questo perché e non abbiamo tutti il portafoglio pieno e non ce la facciamo a stare dietro, ricordatevi che poi hai fatto spazio, beh Stefano è uno spazio sempre relativo perché ricordatevi che adesso ho questo mini appartamento a Grignasco dove sto portando altre scatole ragazzi, poi alla fine è tutta una finta. <ride> Vabbè, la prendo a ridere, eh, quindi ehm, ho le, io do un, anche la precedenza alle riviste perché mi piace leggere. E quindi, le mie riviste preferite della Decision Games, Strategy and Tactics, Modern War e World at War sono un must per me. Me le leggo veramente, non dico tutte, ma quasi tutte, e dunque anche quelle hanno un costo e non si può stare dietro a tutti. Per esempio, sto lasciando indietro Paper Wars della Compass, non perché sia una rivista fatta male ma è costosa e delle volte non la prendo, forse la prenderò un giorno, non lo so, però bisogna lasciare dietro qualcosa. Molti titoli della Compass non li sto comprando e vabbè vedremo cosa succederà. Proprio per questo che la mia domanda per i Coke per finire, ma non pensate che i giochi li state alzando troppo di prezzo, giustamente loro guardano più il mercato locale dove va la grande, anche se lì... Eh, no, Max, non dislocherò mai in, in casa nessuno. Ricordatevi che eh, il secondo custode del mio garage è il mio fratellone Loris. Ma non perché, è perché lui eh, ha la sorta di tutore dei miei giochi. Dunque, eh, chiedete a Loris, ma non dislocherò mai. Eh, da questo punto di vista, eh, ciao, Gaetano. Ci sentiamo presto. E dunque, dicevo. Eh, per concludere, eh, Perry Koch co non mi ha voluto rispondere, ma secondo me, dato che loro pensano al mercato interno in cui eh, chiaramente è un mercato in dollari dove non hanno tutti i problemi di dogane e importazione, è chiaramente eh, hanno questo vantaggio, ragazzi, indiscutibile. Noi facciamo sacrifici per comprarsi una scatola e loro invece se ne possono comprare due e non è di poco conto, come per le riviste che hanno un costo, facciamo dei sacrifici, ma. Eh, Costano tanto, dunque è una sorta di ostacolo che eh, abbiamo in Italia. Posso capire eh, che ehm, te ritengo bene, sono pignolo, Max. Sono ancora più pignolo io di te. Eh, sono nella plastica con temperatura controllata e sono praticamente accarezzati ogni settimana. Dicevo. Eh, questo problema dei prezzi e dei costi è un problema serio che secondo me eh, non so se si concluderà a breve a meno che il dollaro eh, vada giù con, eh, con il valore e purtroppo dobbiamo fare buon viso a cattiva sorte, compriamo di meno e saremo magari più bravi nella scelta degli acquisti, ci rimettono loro, posso capire l'aumento dei prezzi però fino a un certo punto hanno aumentato almeno di, del, del 20-25% ogni scatola. Ragazzi, è stato un piacere, mi sono divertito un mondo. Avevo proprio bisogno di parlare di wargame. Sì, che ne ho parlato sabato. Ma dopo la giornata dura di oggi, che ho avuto a scuola, beh, ragazzi, il wargame veramente non è solo formativo. È un fatto rilassante. Parlarne con tutti voi è sempre un piacere. Domani, grande puntata con Access Simulazioni, con Marco Gagnetti, Parleremo di prima guerra mondiale e del nuovo nato in casa Aces, Dürkbruch. Ragazzi. Un veramente un grande abbraccio, ci sentiamo e a domani! Ciao di nuovo, via con la sigla!